protettore della cioetta. No, Emiliano, no, no, non, porta non fare, bene, porta non fa, bene, non porta fare bene. Così. Allora. Ora il momento, passiamo sì. alle un attimo, una delle... un attimo. Ho un messaggino, Emiliano. Messaggino che ti devo leggere assolutamente. Vai. Allora, ciao ragazzi. Aspetta, Guerriero, prego, scusa. Cosa succede? C'è qua ragazzo che voleva dare rose. Sì, che vuole dare rose. Un attimo, un attimo e ci darà le rose. Ciao ragazzi, complimenti. Vi ascolto da poco, ma mi piacete già. Hai capito? Questa storia, se ho capito come siete, vi piacerà. Non so che fare perché esco con un ragazzo da un po'. Hai capito, Anna Laura? Seguimi. E mi piace, ci faccio anche sesso ed è ok. Ma ho conosciuto un ragazzo di colore che balla e ci sono uscita una volta e il sesso è, testualmente, Madonna mia, ciao proprio. Anna. Così. Anna. No, no, Anna. Non è Anna, non Anna. È Anna. Ora dovete darmi un consiglio. Il ragazzo italiano è tranquillo. Mi senti? Il ragazzo italiano è tranquillo, di San Benedetto, di buona famiglia, serio, onesto, e mi dispiacerebbe perderlo. Il ragazzo che balla, non so niente di lui, ma non ho nemmeno capito dove vive. Insomma, sono un po' confusa. Mi date un consiglio? Grazie mille. Spero per te che abbia messo il preservativo, se no è l'AIDS. No, che sì, dici? È ufficiale. Anna Laura! Vabbè, scusa, no. Non sa neanche dove vive. Qualcosa avrà, qualche malattia rara. Okay, ma come è una malattia rara? Hanno malattie rare, fidati. No, no, allora, family. Fidati. Non vi collassate perché questo è del qualunquismo di bassissima lega. Guarda i ragazzi lega. Come sorridono, sono tutti d'accordo. È populismo. Viva l'Italia, viva l'Italia. Allora, spaghetto, viva l'Italia. Dai che poi senti, ci dicono. Dai, siamo. Piano ragazzi, sta parlando Anna Laura Salvini. Andiamo avanti, ecco. Su. Allora Anna Laura Salvini è bellissima. È proprio un cretino, è bellissima. Vabbè, allora voglio sapere che ne pensa Loretta. Loretta, dacci un consiglio a questa ragazza. Daccelo un consiglio. È un consiglio, è come al solito il sesso complica sempre le cose, quindi le cose. Lei si ritrova in questa situazione in cui questo non te lo schiavi di più. La fa ululare evidentemente. Quindi, la fa ululare. La serie, se sceglie il ragazzo di colore, sì? In amore vince sto cazzo. No, in amore vince come? Il cazzo. No, questa va anche bellissima. Valentina, secondo te? Secondo me, vabbè, dai, cioè nel senso, ormai è fatto, è un controllino, come dice Anna. Tra qualche Santa mese. Anna Mocano della disperazione protettrice della penetrazione. Eccolo qua. Volevo vabbè. Dire una cosa. Sì, diciamo una cosa, dai, che noi scherziamo, ragazzi. Stavo scherzando sul fatto del colore, non è assolutamente quello. È il fatto proprio del rapporto occasionale in sé per sé, esatto. Per la prevenzione in generale, come dice Simona, cerchiamo usate il preservativo. Cazzate. Ma al di là della prevenzione, ok, va bene. Sì. Però cavolo. Vabbè, ma hai già conosciuto un ragazzo che è anche ok. Infatti. Anche a livello sessuale, ok. Però infatti. Scusa, Guerriero. Allora, amica, sta... allora, praticamente, se ti metti con il ragazzo ad esame, hai detto buona famiglia, bla 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 bla, mo bianco nero che sia. Ci stai bene, ok. Sì, è bianco. Se ti metti con quell'altro, praticamente è come se ti. Cioè, come sposarsi per il sesso, è come. Comprare un Boeing 747 per le noccioline gratis, come avevamo letto prima. A questo punto lei potrebbe benissimo conoscere quest'altro ragazzo e valutare comunque. Esatto. A questo punto potrebbe anche scoprire che non gli piace per niente. Secondo me tutto. È anche un po' difficile perché se non ha capito dove vive, balla in giro. Ho capito, cioè, è un po' più complicato. Bill. Ma nel momento in cui comunque tu stai conoscendo un altro ragazzo che è di buona famiglia, infatti, e scegli effettivamente di conoscere anche quest'altro, e forse almeno facciamo il fatto. No, però almeno facciamo il favore all'altro bravo ragazzo, lascialo perdere, dai. Esatto. No, perché lei non lo vuole perdere. Brava, questo è un buon consiglio. Questa va la scegli. Viene la moglie ubriaca. Ora. Non si può avere tutto dalla vita, devi scegliere. Devi scegliere. A parte il colore della sua pelle, scegli quello che vuoi, ma scegliene uno dei due. Comunque, detto questo, facci sapere, carissima Anna Laura, con la tua rubrica, quante calorie questa ragazza con il ragazzo di colore avrebbe bruciato. Ragazza. Durante l'atto sessuale. Ok, ci sono. Va pronta. Bene, quindi presentiamo la rubrica. Vuoi far l'amore e rimanere in forma? No. Vuoi perdere calorie godendo? Beh. E allora segui la rubrica Hot Fitness della nostra Anna Laura. Un applauso. Allora, cara ragazza.
Dite una posizione. Con le gambe in alto mettete i talloni sulle spalle del proprio compagno. I talloni sulle spalle. Contraendo i muscoli si svolge un esercizio tonificante e snellente. Sì. Inoltre questa posizione permette di agevolare la circolazione sanguigna. Agevoliamo la circolazione sanguigna. Prego, prego, prego. Per quanto riguarda la posizione del missionario, per i glutei e braccia, Santa Anna della circolazione, protettrice della masturbazione. No, prego, Emiliano, no, no. Circolazione sanguigna. Buonasera. Vai, 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 vai avanti. Allora, per quanto riguarda il missionario, per i glutei e le braccia, per rassodare queste zone è necessario contrarre e rilassare i muscoli ad intervalli regolari. Regolari. Okay. Per avere braccia in forma, stringete il vostro partner con passione, riposatevi e riposate. Riprovate. Beh, va bene. Per quanto riguarda l'ultima posizione, vedo un'altra. Sì. Per quanto riguarda la posizione dell'amazzone, quindi la tipica la posizione dove la donna è a cavallo sull'uomo, sopra, donna sopra. Questa posizione rinforza i glutei di cosce. Sì. E glutei. Quindi inoltre, contraendo addominali, sarà più facile avere un ventre piatto. Ah, quindi bel ventre piatto per l'amazzone. Che per l'estate sarete perfette. Altro che prova costume. Quindi facciamo un applauso alla rubrica Hot Fitness. Anna Laura. Allora, Santa Emma dal braccio.